donne e uomini nudi, e bentornati qui su Car Mechanic Simulator 2021. Intanto vi ringrazio per i commenti sotto il video di Eurotruck, ma come vi avevo promesso, il video c'era del mio ban totale e così l'ho inserito nel canale. È un video un po' pazzo. Per chi non l'avesse ancora visto, andate a vedervi Eurotruck Simulator, perché il mio ban a vita, il mio è quello di Squalo Nero, insomma, valeva la pena. Poi uno di voi mi ha chiesto: Dark, prova a comprare la F1, che sarebbe la McLaren F1. Ovviamente non fa parte del gioco, è un'auto moddata, va presa tramite il workshop, eccetera. Io l'ho fatto e non ho idea di dove trovarla. Lui mi ha detto di andare a cercarla allo sfascia carrozze e noi andremo proprio lì. Mi avete anche detto di cercare tra i rottami, perché spesso si trovano anche lì delle cose belle e io dovrei guardare, cosa che non ho mai fatto. Vi ricordo la F1 essere quella prima della P1 e hanno una fantasia. No, vabbè. Oggi è il 27 ottobre, perché sicuramente voi vedrete questo video molto più in là. Perché vi ho detto la data? Per farvi capire che io vi rispondo non dopo perché mi fa piacere, ma perché i video sono indifferitissima. Io li carico anche appunto giorni e giorni prima, quindi poi appena vedo il commento io vi rispondo in un altro video e così via. Mi serve questa differita, perché non tutti i giorni riuscirei a fare video, ecco. Guardate, ma devo spostarmi o basta che faccio così? Oppala, già qui? Così, come se non ci fosse un domani. Certo che però è un po' rovinata, un po' tanto. Cavolo, non è rimasto nulla. Ma addirittura l'estintore. Lo stato è, diciamo, pietoso. Sì, assolutamente pietoso. Mi avete detto di prenderla perché ne vale la pena. Io non lo so, la prenderei. Ah, cosa? Che diavolo? Praticamente è una macchina che non esiste più. Vabbè, dentro abbiamo di base, vabbè, il suo un V12 Dodge MRN, che sarebbe quello che nasce con 498 cavalli. Qua ne ha già 627, boh. La prendo o non la prendo? L'acquisto o non l'acquisto? L'acquisto. Officina, beh sì, andiamo direttamente in officina, perché tanto c'è da piangere, siamo diventati poveri con una macchina. Tutta colpa vostra, Poi non dite che non vi ascolto. Intanto mi arrivano i messaggi su Telegram. Questa volta saluto anche Antonio, ciao, che mi scrive un po' sul BMW che ho appena elaborato, perché ormai c'è una community di car meccanici simulatori che ci si diverte così. A noi basta poco, ci date un ponte, un po' di attrezzi e siamo felici. Porca miseria, che cesso, è veramente sfondata nell'anima. Ruote improponibili. Qua cosa hanno fatto? Vediamo. 2,55, 3,15. Poi bisognerà vedere altre cose. Un certo Steve, che credo di sì perché ho letto il messaggio veloce, adesso non mi ricordo più, ma non ho voglia di skippare per andare a leggere, ma credo Steve, mi ha chiesto di farvi vedere come regolo di solito i rapporti del cambio. Non è una cosa che faccio a cuor leggero, ma non per tenermi dei segreti, assolutamente, non ci mancherebbe. Ma è più una questione che ognuno lo fa a modo suo. C'è chi va a regolare una cosa, chi l'altra. Poi la verità suprema non esiste, perché poi soprattutto nei videogiochi non c'è proprio una realtà che sovrasta tutte. C'è metodo e metodo, ognuno fa un po' come gli pare, basta ottenere il risultato e il risultato è quello. Comunque ve lo farò vedere quando abbiamo finito il lavoro. Cercherò di far vedere un paio di cose, ma molto semplici, che poi sono quelle che interessano. Non sto lì a farvi il pippone singolo oppure marcia finale, non sto a dirvi il valore di potenza, come andare a gestire la curva e quanta la coppia e tutte ste menate. Non parlerò di rapporti lunghi o corti, sì, magari leggermente, cercherò solo di arrivare al punto e così facciamo prima. Adesso portiamola dentro. Capisco che a vederla così non gli dareste un euro, ma sicuramente verrà una bella macchinina. Posso? Ah no, ovviamente. No, io lo vedevo così, ho detto vado diretto secchissimo, invece no. Devo togliere i cerchi marci. Spruzza un po', questa l'abbiamo presa allo sfascio, ci sta che faccia schifo tanto, eh. Spero vivamente che mi daranno tanti soldi, I cerchi li cambio sicuramente. Abbiamo dei 18 255 spalla 45. Dietro abbiamo dei 18 315 con spalla 45. Ok, me lo ricordo, forse. Allora, vediamo un po' che cerchi possiamo mettere su questa elegante F1. Ne ho presi due perché immaginavo fossero i copertoni. Rendiamoci conto quanto sono fuso oggi e infatti continuo a schiacciare tasti a random. Va bene, allora 2 da 18, ok, 255, 45, che è già una bella spalla importante. Acquisto. Poi ne prendiamo 2 da 18, 3, 15, 45 per quelli dietro. Perfetto. Ok, direi che va bene. Volendo avremmo potuto, credo di sì, lanciarci un goccino, ma no, direi che va bene, non me lo faccio andare bene.
Volendo avremmo potuto aumentare un po' la grandezza dei cerchi, ecco, forse quella andava fatta, sì. Non ce lo mettiamo un cerchio un po' più serio. Adesso ne prendo 4, non più da 18, ma li prendo da 22, un 21, 21. Mi lancio. Porca miseria, troppa spalla adesso. Vediamo un po' di inserirle, vediamo che sta succedendo, perché non ci capisco più niente. Ruote di ogni tipo e genere, 30, 30, queste qua. Vediamo se così va bene, se no adesso vendo tutto e rifaccio tutto da capo perché ne ho le balle piene. Vediamo, cavolo, è ancora troppo, però così ha già più senso. Volendo si potrebbe ridurre ancora un goccino. Stavolta faccio un 21, 315, spalla 25, vediamo. Sì, ora ci siamo, mi piace. Direi che dopo tutti questi casini con le ruote siamo riusciti ad arrivare a un compromesso, sì dai, così sì. Ok, i cerchi li abbiamo messi via e ora ci tocca smontare tutto. Ah, posso anche sedermi dentro, wow. Togliamo anche tutte queste parti. Ah, c'è stato un aggiornamento che ovviamente voi quando vedrete questo video sicuramente l'avrete già provato, testato, e mi saprete dire anche meglio di me come sta andando. Io, come ben sapete, registro prima, come ho già detto, e quindi ve lo posso dire solo in questo momento. E hanno migliorato, da quello che c'è scritto, ancora non ho provato, i freni. Finalmente, se elaboriamo i freni, dovrebbero frenare meglio, almeno questo è quello che speriamo un po' tutti, che fino adesso non è che frenavano bene, anzi era ora un piccolo aggiornamento ci voleva. Io la alzerei anche un pochino, così faccio che cavolo è che mi blocca qua. Ah, qua non posso andare avanti. Toh, do una testata, va bene. Me l'avete chiesto, fammi la F1, fai la F1 e io vi accontento. Sapete che se posso, io direi che questa parte ve la taglio, tanto è solo smontaggio fine se stesso, via, lo tolgo. Da-da, abbiamo smontato quasi tutto. Beh, qualcosina è rimasto, sinceramente, ma questo si toglieva così, come se non ci fosse un domani. Idem questo, immagino. C'è altro che si toglie così a random. Questo è un po' un casino. Per questo non amo particolarmente le mod, tutto lì, che non è mai proprio perfetto come voglio io, è una cosa sempre un po' campata in aria, non mi piace tanto, però vabbè dai. Ok, abbiamo levato praticamente tutto, o sbaglio? È la prima volta che lavo una macchina così, in questo stato, pietosissimo. Ah beh, esternamente prima di tutto, tengo sia bella pulita esternamente, perché sai, non si sa mai. Perfetto. E ora con il nostro meretto elettronica fantastica, saldiamo. Cosa? Ma per saldarla mi servono 39.500 euro! Sì, ma che cavolo, ne ho abbastanza per finirla. Mi sta venendo un dubbio. Ok, vi faccio vedere un paio di cosine che fino adesso ancora non avevamo montato. Qua ci sono due serbatoi, c'è quello B e quello C. Montandoli vedrete in questa maniera, molto carino, guardate. Tanta roba, eh. Ma che carina sta cosa. Ah, ecco, abbiamo anche la scatola fusibili qua in mezzo alle scatole, che ci fa sempre... Cosa sta succedendo? No, devo entrare dal vano motore. Ma è più comodo così, perché devo abbassarmi dopo? Ok, togliamo tutto quello che si può togliere. Questa facciamo che comprarla nuova e basta, dai. E chiudiamo anche la storia fusibili, così ce la togliamo. Abbiamo anche la EQ che non ho visto. La centralina la mettiamo qua. Sì, in questa macchina dovete girare un po' per mettere tutto, ve lo dico subito. Non abbiate fretta, in quest'auto bisogna girare un po' intorno. Ma la cosa bella di questo gioco è che noi saremo praticamente dei fantasmi e passeremo attraverso gli oggetti. Cosa che di solito nella vita reale non capita. Però potete crepare e poi cercare di mettere a posto un'auto. Vedrete che non è così facile. Ma sì, dai, va bene così. Poi la farò del colore che voglio e chiuso. Sì, mi limito. Quanto mi dà? 16? Vabbè, meglio di niente. Cavolo, quanto costano le cose? Costa tutto tantissimo di quest'auto. Ho speso l'ira di Dio. Sto scendendo a soldi in una maniera mostruosa. Se continuo così Oddio, ma altri fari. No, ma non mi piacciono queste cose qua così. No. Aspetta. No, adesso così non ci siamo, eh. O addirittura questo e basta. Non mi piace sta roba lì. Ecco, io non parlo più. Oh, ecco, così va bene. Che costa 15.000 euro questa portiera. 15.000! Signori, io non so che dire. C'è gente che con 15.000 si è comprata una macchina. Lo so che ora direte, stiga, ci sta. Però fino a un certo punto ci sta. Oh, comincia a prendere una forma, eh. Attenzione, dopo anni e anni. Anche il parabrezza ce l'abbiamo. Prendiamo anche quelli laterali e dietro, vabbè, dietro l'1.8 l'abbiamo già preso. Essendo moddata è tutto un po' più un casino, ecco, e questo non è che proprio mi fa impazzire. Per quello sono ostico sulle auto che poi troviamo da scaricare, perché è un macello. Comunque se tutto va bene ci siamo quasi, eh. Marmittazze che spuntano e fanno cose incredibili anche dove non devono. Vediamo, ok, perfetto. Ah, le targhe non servono in quest'auto? Siamo sicuri? Carrozzeria 93, ecco. Immaginavo che c'era già qualcosa che... Che palle.
specchietti? No, li ho comprati nuovi. Ma non capì. Oddio, è questo? Ma va, più imboscato non si poteva. Vediamo, ah, ce n'è di vari tipi. Però credo che poi alla fine questo è quello più carino. Va bene così, non vado a metterne altri tipi strani. Classico, bello, direi di sì. Bene, vediamo adesso la macchina come risulta. 96, manca ancora qualcosa. Andiamo a verniciare e poi vediamo che cosa ho dimenticato, perché sicuramente, figuriamoci. Ah, mi dice qual è la verniciatura base, credo, che era questa qui. Sì, infatti, colore di fabbrica sarebbe questo, gloss anche. Ah, ho capito. Vabbè, ma noi di fabbrica non ci interessa perché vogliamo un arancione, possibilmente questo e basta. Direi che va già bene. Mo dobbiamo acquistare tutti i pezzi del motore e ci sarà da ridere. Un V12. Incredibile, signori, è enorme. Filtro dell'olio rosa, che mi sembra perfetto. Poi andiamo su Tune Up e prendiamo tutto il resto. E tanto che siamo qui, direi anche i pistoni. Ok, e ne prendiamo 12. Fa un certo effetto. Ora prendiamo ancora i coperchi, 1 e 1, 2. Così glieli mettiamo, tolto quello, problema in meno. Ok, poi un po' di ingranaggi. Non finiamo più. Questo motore è veramente apocalittico, eh. Vediamo più che altro se posso avere anche qualcosa direttamente da Tune Up, che non sarebbe male, mai niente. Che tristezza. E anche l'aspirazione ce la siamo giocata. Che scatole però. Trastelliamo quello che abbiamo. Io tutto quello che potevo mettere in maniera esagerata l'ho messo. Però purtroppo non tutto è possibile farlo. Li ho anche trastellati, ovvio. Io non vedo l'ora di provarla. Adesso c'ho sto trip assurdo. Mi avete messo addosso sta cosa. Provarla e poi non vedo l'ora di venderla. Perché spero vivamente che mi diano tanti soldini. Perché se no sono rovinato. E sarà tutta colpa vostra. Comunque, no dai, spero che diano un po' di soldi. Perché se l'ho comprata 1.000.000 e passa, già se me ne danno hanno 1.5, quasi 2, non sarebbe male. Anche perché ho speso tantissimo, anche solo di carrozzeria, un botto. Boh, qua ci siamo. Adesso passiamo da questo lato e cominciamo a prendere una cinghia enorme. E qua praticamente ci siamo? Non è possibile che ci siamo già. Eh no, infatti. Ma porca. Vabbè, se riusciamo a metterle così, anche se irrealistico, va bene uguale. E le bobine di accensione che facciamo? Non le mettiamo adesso? Cos'è? Non mi piacciono più? Però anch'io, non 13, 12 mi bastano. Allora, e da qui capiamo quanto è realistica la vita di un gioco. Vi assicuro che nella norma non sarebbe possibile fare una cosa del genere, per ovvi motivi. Ok, poi dall'altro lato idem. Vi ho salvato da una rottura apocalittica. Altra cosa che andiamo a prendere è questa piscina olimpionica che chiamiamo Coppa dell'Olio. È gigantesca. E possiamo dire di aver finito? Penso di sì. Io lo tolgo perché non vedo l'ora. Voglio montarlo su. Ok, macchinina, sto arrivando. Ti monto io, monta. Sì, credo ci sia tutto. Vai. Adesso tu te ne puoi anche andare. È stato un vero piacere. Ok, che spettacolo. Ah, carter motore. Io non l'avevo visto questo prima. Chiudiamo anche qua. Telaio 100, interno 100 e pezzi 96. Vabbè, sì, manca ancora le ruote. Beh, ci sta, è giusto. Io mi perdo sempre in questi piccoli particolari. Ma proprio piccini. Cambio V12, molto compatto. Toccazzo. Ok, anche questo qua lo trastelliamo e andiamo a montarlo. Oh, mettiamo il tutto qua. Finalmente possiamo anche mettere gli assi dietro. La ruota è pronta. Anche dall'altro lato. No, questo non ce l'ho. Non ho acquistato una mazza. Ok, l'ho messo adesso ed è pronto a ospitare il nostro cerchio che non abbiamo dietro, giustamente. Però le targhe ce le potevo lasciar mettere, eh. Volendo si poteva andare ad agire ancora un po' o sulla larghezza delle ruote o sulle T, senza problemi. Sì, volendo sì, perché abbiamo un po' di spazio ancora. Ormai di roba ne ho già messa sopra. Abbiamo ancora il 99% dei pezzi. Cosa manca? Vediamo un po' che cosa ho dimenticato, che potrebbe essere tutto o niente. Vediamo se ora ci siamo. 100 100 100 100, perfetto, e meno male perché stava cominciando a diventare bella pesante sta cosa. La macchina è bella, niente da dire. Adesso andiamo a mettere prima tutti i liquidi qua dietro, l'abbiamo messi 8000 litri dopo ce l'abbiamo fatta, credo. Prendiamo la stina, vediamo, va benissimo. Chiuditi però. Ok, prendiamo la macchina e andiamo subitissimo qua. E vediamo un attimo di fare una convergenza decente. Ne ha un po' bisogno, eh. Perfetto, facciamo anche quello dei fari, li mettiamo un po' in bolla. Qual è il problema di questi fari? Ah, possiamo accecare un po' le persone, bene, mi fa piacere. Perfetto, fatto anche quello. No, 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 non cascare, rimani così, sì. Sono un equilibrista che cammina. Ok, ce l'ho fatta.
la macchina si presenta veramente molto bene. Guardate le portiere, beh, qua le hanno azzeccate, devo dire che non gli posso dire nulla. Mi piace anche il movimento che fa, bello, molto bello. Non possiamo dire niente, eh. Ok, ora prendiamola e la portiamo sul dinamometro. Saremo riusciti almeno ad arrivare a 627 cavalli? E direi che abbiamo fatto anche meglio. Siamo arrivati a 1056 cavalli con 1221 Nm, tanta roba. Se anche mi dà l'ok io posso uscire. E ora andiamo qui sul cambio. Come vi dicevo a inizio puntata, qualcuno mi ha chiesto di dare un'occhiata, dare qualche idea su come andare a rapportare il cambio. Di solito la prima la allungo un po' per farla diventare un po' più tranquilla. Adesso non sto a dirvi che a monte deve far, per fare un giro ci vogliono tot giri, come vedete qua è tutto un discorso un po' sulla lunga. La spiego in maniera semplice, anche se poi sì, non vorrei che poi fosse vista come non corretta. Comunque ve la butto così: più il numero è grande qua, ecco, tipo adesso il numero è più grande di prima, più il rapporto è corto. Più il numero è piccolo, quindi adesso ho esagerato, non esageriamo, resettiamo. Più il numero è basso, tipo qua, più il rapporto si può considerare lungo. Mettiamola in questa maniera. E nel caso della prima marcia, che in questo caso lui la dà a 98,231, io di solito la abbasso sempre un po', non tanto per la velocità, per non avere una macchina troppo arrabbiata, perché non avrebbe senso. Almeno, ripeto, ognuno poi ce la gestisce. C'è chi gestisce solo il rapporto finale, chi fa altro. E nel rapporto finale io faccio la stessa cosa, se la macchina è particolarmente arrabbiata. Qui abbiamo mille e tanti cavalli, quindi direi che si può giocare un pochino, sicuramente. Poi ripeterò all'infinito, ognuno è libero di giocarsela come meglio crede, si possono anche aggiungere dei rapporti, si possono fare mille cose. Vi ricordo che il record è stato di 557 km orari e della Chrysler 300, quindi io lascerei così per adesso, non vado a toccare oltre e vado direttamente allo speed track. Però io sono un genio della lampada e mi sono dimenticato una cosa poco importante: il liquido refrigerante, che comunque mi ha fatto lo stesso la rullata. Ma vabbè, queste sono tutte piccole cose che bisognerebbe un attimino metterle a posto prima di... vabbè, va bene così. Ci sarebbero i valori di potenza da calcolare, quindi non giocare solo sul finale. Ci sarebbe da vedere anche il picco di coppia, se solo per quello, ma come vi dicevo diventa poi un po' difficile da gestire. Ecco, vediamo che succede ora. Allora, salire sale, eh. Devo dire che le possibilità per fare un record ce le ha tutte e credo che lo farà. No, ma perché? Perché mi fai questo? No! Vabbè, non male. Beh, bella la pista così, non è male, ho fatto un salto. Vabbè, ok, ricominciamo. Allora, cerco di partire come le persone normali e vediamo che succede. Seconda. Terza. Adesso tutto giù se possibile, anche perché se no ciao. E siamo a 460-80. Questa è le possibilità di fare il record. No, prego, siamo a 600. Cosa è accaduto? Ma perché? Perché? Stiamo finendo negli inferi. Addio! Va bene, non so se segnare questa come velocità da battere, perché in realtà non la batteremo mai, immagino. Sì, potremmo batterla con la stessa auto, d'accordo, ma non ha molto senso. Mettiamo così, questa me la segno a parte. Mettiamola così, nella classifica delle auto originali del gioco e bla bla bla, abbiamo la Chrysler 300 con 557 km orari. Nella classifica delle auto mod che andiamo a scaricare eccetera, per ora abbiamo la McLaren F1 con 735 km orari. Ok, torniamo all'officina. Cosa vuol dire? Perché mi fa questo? Vediamo un po' di partire quasi decentemente senza esagerare. Tanto va sempre dove vuole lei, quindi no problem. È assurda quest'auto, è veramente assurda. Non è facile da tenere in strada, forse una delle più difficili fino adesso che ho avuto tra le mani. I freni questa volta sembrano funzionare, è già una cosa buona, perché di solito non funzionano. E noi siamo contenti, di queste migliorie fantastiche. Io provo, ma è davvero tosta. Ve lo assicuro che è difficile tanto. Questa macchina non vuol sentire ragioni. Non
lo so, non so cosa dire. Non perché non era già presente nel gioco, eccetera, ma è proprio perché non mi fa impazzire particolarmente. Vai! Quanto abbiamo fatto? La McLaren F1 termina con 1,27 e 112. Ovviamente gli ho dato una lavata prima di venderla, anche perché questa non la tengo manco morto. Ok, diamo un'occhiata alla classificona e vediamo che la nostra McLaren F1 si posiziona seconda, solamente dietro al Nissan GTR R35. Sicuramente se il gioco fosse stato un goccino più simulativo nella guida, credo che avrebbe fatto molto di più. Ma molto, intendo molto molto di più. È andata così e ce la facciamo andare bene, ragazzi. È arrivato il momento di venderla e non vedo l'ora. Allora, quanto? Cosa? Ma davvero? Oh cazzo! La vendo, sì, accetta. Beh, ringrazio la persona che mi ha detto di provare a fare la McLaren. Ti sarò debitore a vita. Questo risultato mi era appena stato spoilerato da Antonio su Telegram. E con la scusa vi ricordo anche che se volete entrare nel gruppo dei più nudi di YouTube, qua sotto c'è il gruppo Telegram mio, dove potrete entrare, dire quello che volete, trovare altri nudi come voi e trovare anche me, dove parleremo e diremo un sacco di fregnacce. Ma oltre le cavolate, questa volta mi era stato spoilerato precisamente. Io sul momento mi ero preso bene, poi apro qui e bam, 15 milioni e sono senza parole. Sono ricchissimo! Sono ricco! Sì che mi sento veramente ricco. Queste sono le ricchezze che ci servono. Ringrazio ancora per avermi dato l'idea della McLaren. Quando ci sono auto che valgono tanto, ditemelo, così divento sempre più ricco. Spero vivamente che anche questo video vi sia piaciuto. Spero che apprezziate l'impegno che ci sto mettendo per questa serie, per riuscire a portare un video al giorno, che per me, vi assicuro, non è facile. Ma lo vedo nelle visualizzazioni, nei commenti, nei mi piace. Vedo che comunque state apprezzando e non sapete quanto mi fa piacere, perché per me la parte importante è avere il contatto con voi, quindi i commenti, potervi rispondere, mettere i mi piace, i cuoricini, lì come chiamate, non so, e che poi scompaiono ed è colpa mia, no, questa è la frecciatina. E comunque, ciao Gino, e comunque, che altro dire? Spero che anche questa volta vi sia piaciuto, e se così è stato, un bel pollice su, tanti commenti qua sotto e alla prossima, ciao belli!